E l'IDV scende in campo in Puglia con 13 punti per ridisegnare la nostra regione. Vediamo. 13 punti per costruire una nuova Puglia. L'Italia dei Valori gioca d'anticipo in vista della prossima competizione elettorale e la conquista di un nuovo protagonismo. Un manifesto programmatico che vuole trasformare la nostra regione nella Puglia delle idee e stimolare un dibattito critico all'interno della coalizione di centro-sinistra. L'onorevole Augusto Di Stanislao, commissario dell'IDV per la regione Puglia, fissa gli steccati delle alleanze nella condivisione dei programmi e indica il cronoprogramma della discussione, contenuti, coalizione e in ultimo persone. Vorremmo che tutta la Puglia percepisse finalmente che c'è un partito che comincerà a dare le carte e a non subire più nessun tipo di intervento che non sia deciso all'interno dell'Italia dei Valori regionale. Dopodiché i 13 punti sono qualificanti perché non sono solo titoli, sono impegni fondamentali in vista delle prossime tornate elettorali di primavera. Quindi sono 13 punti che vincoleranno i nostri nella coalizione, all'interno del programma e nella scelta dei candidati. Quindi sono programma, coalizione e persone che si dovranno identificare dentro a questi 13 punti del progetto. Abbiamo detto la Puglia che vogliamo, un manifesto per la Puglia, perché riteniamo che finalmente bisogna uscire dalle secche di un dibattito stantio e bisogna cominciare a dire alla gente che cosa vogliamo. Parliamo di interventi in favore dei minori. Stamattina si è tenuto un tavolo tecnico per formulare proposte da presentare al Ministero. L'intervista all'assessore al welfare, Ludovico Abaticchio. Assessore, un tavolo tecnico per formulare una proposta concreta da inviare poi al Ministero in modo che Bari possa conquistarsi un protagonismo a livello nazionale per interventi sui minori. Bari è già diventata autorevole nel mondo della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza a livello ministeriale ed è un punto di riferimento importante del Ministero. Noi il 3 novembre avremo un tavolo tecnico ministeriale e ho deciso di portare delle proposte che nascono da un lavoro, diciamo, dei nostri operatori, sia del terzo settore che, diciamo, delle nostre assistenti sociali, dei nostri educatori. Un finanziamento che lei chiederà per un progetto che si sta costruendo in questo momento contro la devianza dovuta all'alcol e alla droga che approderà in 18 scuole. Sì, questo è un progetto che è nato da Bari ed è barese, tutto barese, e cercherò di riportarlo all'attenzione del Ministero affinché si possano produrre dei servizi integrati tra scuola, ASL e comuni, affinché si possa ragionare nelle scuole per i ragazzi, si possa insegnare la prevenzione della tutela della salute, della prevenzione dell'alcolismo e della tossicodipendenza. Cresce l'interesse per la storia dell'età contemporanea, in particolare del Novecento. Allo stesso tempo le università italiane avvertono la necessità di ricorrere a fonti più ricche e variegate del passato. Sul tema è in corso all'Università di Bari un convegno di studi dal titolo Novecento, strumenti e prime linee di ricerca. Tra gli obiettivi, reperire un archivio storico di fonti di stampa e documenti. Prova generale aperta agli studenti del Crepuscolo degli Dei di Wagner al Teatro Petruzzelli. Vediamo. Ultima prova ieri dell'atteso Wagner che domani chiuderà la stagione 2010-2011 del Teatro Petruzzelli. Con il Crepuscolo degli Dei si conclude la tetralogia wagneriana che il Teatro Barese ha realizzato in 3 anni. Un lavoro impegnativo, quello del regista Walter Pagliaro, realizzato con la collaborazione di Luigi Perego per scene e costumi di grande impatto visivo e con le luci di Luigi Saccomandi. A dirigere l'orchestra della Fondazione Stefan Anton Reck e per il coro il maestro Franco Sebastiani. Dopo la distruzione gli uomini restano e tocca a loro vivere in un cielo svuotato. Questo è il messaggio dell'opera. È una favola naturalmente anche crudele perché lascia per terra tanti morti, ma è soprattutto la consegna di un mondo che era popolato prima dagli dei, dai giganti, dai nani, nelle mani degli uomini. Alla fine del crepuscolo il Valhalla cade, il cielo si svuota e gli uomini restano sulla terra unici protagonisti del loro futuro. E nel giorno della prima il sovrintendente Giandomenico Vaccari trae alla Feltrinelli di Bari una guida all'ascolto dedicata alle aree più significative dell'ultimo capitolo del Ring di Wagner.
E in chiusura diamo uno sguardo alle previsioni del tempo, cielo sereno, poco nuvoloso, temperature con valori compresi tra gli 11 e i 23 gradi, venti deboli, mari poco mossi. Vi ricordo i nostri siti internet telebari.it e radiobari.net. È tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.